sempre pronti ad ascoltare la tua musica. Siamo qui a sentire la tua voce e le tue emozioni. We Believe in Music, il format radiofonico per la musica e gli artisti emergenti. Il sabato in diretta dalle 17 con Chicco, Scat e la regia di Angel White. We Believe in Music, persone oltre la musica. La musica. Eccoci tornati come ogni sabato, benvenuti, questo è We Believe in Music, in questo bel e freschino finalmente sabato 10 febbraio, in quella che è la settimana santa, ora pro nobis di Sanremo. Qui con voi come al solito c'è il buon Scat. E stavolta devo farlo io, vaffanculo, beh. Dov'è Chicco? Chicco, dove stai? Dove sta Chicco? Chicco non c'è. Capisco che abbiamo di meglio. Oggi c'è Anna Palmieri. Buonasera, sono molto onorata oggi di essere qui. C'è l'onore, oggi è tutto oggi nostro. Ma è anche mio, ragazzi. Madonna. Come stai, Annina? Molto, molto bene. Molto bene. Voi come state? State bene? Un po' fregati, però. Tutto bene, dai, tutto bene. Io ti vedo sempre in forma. Scat. Non mi dire queste cose che ci sta ascoltando qualcun altro, che poi magari si arrabbia, Ciao Angelo Bianco. Buonasera a tutti. La senti, vedi, oggi siamo più tranquilli, più rilassati, senza nessuno lì col cazziatone. Sa che ormai si è preso anche possesso del mio TG. Bugia, mandiamo un messaggio a Chicco che oggi è malatino. Ciao Chicco. Infatti più tardi, dopo, non appena finisce il programma, andrò in quel di Altamura. Gianbranga, non c'è Gianbranga oggi. Come dicevo, andrò in quel di Altamura a somministrare una bella supposta di paracetamolo. A lui piace solo la supposta. Ricordati sempre che c'è qualcuno che ci ascolta. Terapia orale, terapia endovenosa non gli piace, lui piace intrarettale, quindi più tardi ma andrò. Ma come parli bene, ma c'è tappizzo che se marrai un caotici nuestro. E noi siamo come al solito, oggi siamo veramente puntuali. Adesso sono 17.03. Siamo sempre qui su Radio.Musica, giusto? Esatto, no, ancora confermo. Abbiamo cambiato radio. No, siamo sempre radio qui. Radio.Musica in quel di San Miguel do Brasil. Ma anche va. Qui San Miguel do Brasil. Anche loro hanno la settimana santa del Carneval, che finalmente finisce Carneval do San. Non è ancora finito, finisce ancora. Martedì. Quando manca? Lunedì, martedì qui no, a San Miguel. Abbiamo domenica, lunedì, martedì, poi abbiamo le due pentolacce. Pentolacce. Due sabati consecutivi di ma pentolacce. Ma che mettete nella pentolaccia? Ragazzi. Fammi capire. Dipende. Caramelle, un po' un misto. Misto frutta, diciamo. Misto così. Fritto. Misto frutta. Due patatine, due. No, quello no. Vabbè, dai. Ebbene, oggi abbiamo non uno ma ben due ospiti che come al solito vi sveliamo dopo, ma vi ricordo come al solito che siamo già tutti live, video, audio, dovunque. Cominciamo con una bella canzone di Sanremo, ma dobbiamo pure parlarne, dobbiamo fare uno a un ragazzo e una ragazza. Ladies and gentlemen, The Colors. Serve un'idea continentale, vorrei parlarti e mi vergogno come un cane. Tu aspetti il treno, io al cellulare, non trovo l'asso da giocare, ormai lo sai, quando pensi di star bene poi ci rimani sotto. Se ne va. Un ragazzo incontra una ragazza, le labbra sulle labbra, poi che succederà? E comprerei per te la luna se ci avessi un po' dei soldi per cantarti ancora un po'. Un ragazzo incontra una ragazza, la notte poi non passa, vedrai non finirà. Serve un'idea più del pane, vorrei parlarti ma ho paura di ghiacciare. Siamo un incrocio fondamentale e avrei bisogno di una chiave, ma ormai lo sai che sei un proiettile nel cuore, però avevo il giubbotto.
Un ragazzo incontra una ragazza, la notte poi non passa, la notte se ne va. Un ragazzo incontra una ragazza, le labbra sulle labbra, poi che succederà? E comprerei per te la luna se ci avessi un po' di sole per cantarti ancora un po'. Un ragazzo incontra una ragazza, la notte poi non passa, vedrai non finirà. E sicuramente vi abbiamo visto con quei pollicini alzati di su per fare un ragazzo e una ragazza. Questa era la proposta sanremese dei The Colors, che non si discosta molto alla fine dal loro timbro, dal loro background. Sempre. Sono rimasti sempre sul loro genere, non hanno osato e non hanno cambiato. Ti è piaciuto ieri, per esempio, la proposta con Umberto Tozzi? Sì. Però avrebbero potuto fare qualcosa di diverso. Sono d'accordo. Vero? Sono d'accordo. Non ti nego che queste cover ieri mi hanno stupito. C'è chi mi ha un po' deluso e chi invece ha alzato le aspettative. E allora facciamo così, ne parliamo dopo con i nostri ospiti. Esatto. Però prima diamo i nostri contatti, così voi potete scriverci su WhatsApp al 393 282 4x4, altrimenti chiamarci allo 080 57 96 714. Ricordiamo inoltre che siamo online dovunque, everywhere, every night, sul nostro sito www.radio.musica.com, dove siamo sia in audio che in video. Siamo su Facebook oggi grazie a Mr. Rachel White, sia sulla nostra pagina We Believe in Music, sia che quella ufficiale della nostra radio, radio.musica. Siamo su Twitch, nostro profilo We Believe in Music. E poi, se volete stare, come diciamo sempre, tranquillo sul divan di casa, chiamate il vostro device Alessia! Via radio.musica e ascolterete anche noi. Oggi puntata ricca, come dicevo, la 16ª puntata di questa quinta stagione. Presentiamo gli ospiti, voglio dire, stanno qua, che ce li abbiamo a fare? Come a Bajur ce li abbiamo? No, perché sono 12, c'è la Bajur, c'è le due candele. E invece no, signore e signori, siamo lieti di avere oggi come ospite Carlito Akasoka. Ciao, ciao a tutti. E abbiamo il ritorno del nostro amico Iado. Buonasera, buonasera. Oh, come state, ragazzi? Tutto bene, tutto bene. Bene, dai. Ma che siete venuti a fare qua? Cioè, fateci capire. Prova. Funziona. Ti che sentiamo, non sta chicco oggi. Non è che quello dice quando non sto io non ci sta, non funziona niente. Io sono il tecnico, io sono l'informatico. Vabbè, da qua. Ah, eccolo. Allora, io direi di cominciare da Carlito, dato che è un nostro nuovo ospite. Iado lo conosciamo, è già venuto. Molto tu bene, sei venuto sia nella vecchia realtà che nella nuova realtà. Esatto, ok, esatto, quindi esatto. Tu sei un po' il metaverso di We Believe in Music. Carlito, come stai innanzitutto? Tutto bene. Che ci racconti? Che ci porti oggi in questo sabato 10 febbraio? Un pochino al mio mondo, no? Perché poi alla fine la musica che facciamo, secondo me, rispecchia quello che siamo. Quindi vi porto un pochino nel mio. Allora, se io volessi conoscere il tuo personaggio, dove lo metto, come lo incontro? Dove ti mettiamo? Cioè in che zona della cucina ti mettiamo? Ma non lo so, il comò va bene, basso, senza sforzo. Ah, ok, tu dici così, veloce. Sì. Quali sono le tue influenze musicali? Guarda, io faccio rap, rap melodico, che chiamiamolo così, conscious in realtà si chiama. Dovrebbe chiamarsi. Avevo capito, sconscious. Sì, anche, a volte anche, dipende dai pezzi, ovviamente. Ricordiamo che abbiamo sempre il nostro... E, anche se non mi piace tanto mettere etichette, cioè se un giorno volessi fare una canzone pop, nessuno mi invita a farlo. Quindi al di là dell'etichetta di quello che faccio ora, sto facendo, cioè faccio questo perché sono nato con questo musicalmente parlando, e quindi questo porto. Però benissimo, invece il nostro Iado lo conosciamo con questa, una novità c'è stavolta, vero? Sì. Dici la novità, noi la sappiamo, però la dobbiamo dire a tutti. Dai. Quasi un mesetto il mio primo EP, quindi voi avete ascoltato nella precedente puntata Non Posso Perdere. Sì, la ricordiamo con molto piacere, devo dire. E adesso finalmente è uscito un EP. Il pomeriggio più bello di sempre si chiama, sì. Quello che passerai oggi con noi, suppongo. Esatto. Oh. L'ho chiamato apposta così. Che battuta del cazzo, vero? Scontata. Ah, no, che schifo. Anna, come li vedi questi due ragazzi qua?
molto, molto in forma. È bravo, no, ma non si impegna. Sono molto curiosa di ascoltare qualche loro pezzo. In realtà, per me è la prima volta entrambi. Anche lui, Iado, che ho chiesto prima che genere facesse. Il numero l'hai chiesto anche? No, no, no. Che tu no, sia pericolosa. No, non è vero. Però mi incuriosiscono. Sembrano soggetti bravi, quindi sono curiosa di ascoltarli. Sì, sono appena usciti da Poggioreale tutti e due. L'importante è che non rimanga soggetti da solo poi. E quindi niente, che dici Angelo? Cominciamo già ad ascoltare qualcosa dei nostri ragazzi? Cominciamo da Carlito, appena arrivato. Questo è tuo, giusto? Sì, Umani Alieni, il mio ultimo singolo. Se l'hai presentata da solo. Umani Alieni, Carlito, Radio Punto Musica, We Believe in Music. Anche in un castello di sabbia c'è una principessa, e anche un cuore che cade lo puoi riparare con il vetro di un parabrezza. La mia testa cerca sempre di uscire dai rischi, facendo musica, ascoltando i dischi. Il mondo gira e sembra tu stia fermo come la puntina di un giradischi. Ho imparato a cadere con stile, sei strana ma ti provo a capire. Se ti seguo mi porterai al centro, ma di un labirinto senza uscite. Tutto il limite, anche le ferite non rimarginano se infinite. Penso spesso che soffrono tutti i miliardi di vite. Non potrai capirmi mai come umani alieni, atomi e pianeti, l'amore e gli schemi. Mai e poi mai, però mi attrai comunque. Se te ne vai ti seguirò dovunque. Non potrai capirmi mai come umani alieni, atomi e pianeti, l'amore e gli schemi. Mai e poi mai, però mi attrai comunque. Se te ne vai ti seguirò dovunque, senza sbatti peso di me. Sei l'antidoto ed il veleno, quando chiudo gli occhi la notte, sette note è quello che vedo. Ho corso fino al burrone, che se mi lancio cambio mestiere, per scappare da persone, da situazioni, dal mio pensiero. Non giudicare chi non conosci, anche volare ti sembra impossibile, finché in un bacio non apri gli occhi, anche l'orologio non fa rintocchi. Io e te come una fiaba scritta dai migliori autori sopra la strada, che scopri solo vivendola e non la scordi come quella di casa. Non potrai capirmi mai come umani alieni, atomi e pianeti, l'amore e gli schemi. Mai e poi mai, però mi attrai comunque. Se te ne vai ti seguirò dovunque. Non potrai capirmi mai come umani alieni, atomi e pianeti, l'amore e gli schemi. Mai e poi mai, però mi attrae comunque. Se te ne vai ti seguirò dovunque. E abbiamo ascoltato la prima proposta musicale di questa serata, Umani Alieni. Ah, tu dopo ovviamente. È stato bello, ti è piaciuto? Quindi tu parli così oggi, a trombate. Bravo il nostro Angel White, Umani Alieni di Carlito Acastoca. Ci parli un po' di questa canzone. Tu sei più un umano o più un alieno? Diciamo che la domanda che probabilmente ti hanno fatto. Sì, molto probabilmente alieno. Il 50% delle casalinghe italiane. In realtà mi piace al centro, cioè il giusto compromesso. Appunto questa canzone parla proprio, no, del polo nord e polo sud messo in contrapposizione, in poche parole. Quindi mi ci schiero al centro tranquillo, non voglio stare a nessuna parte, un po'. Quindi sei un po' come la Svizzera, politico. Bravo. Bravo, sì, intanto mi faccio i bunker, però sono... Tu dici, intanto io mi preparo per la terza guerra mondiale, poi facciamo sì, così, calmi calmi. Cosa ti ha spinto a scrivere questa canzone? Come hai scritto questa canzone? Il rapper a me piace, perché alla fine è l'artista che scrive o di getto. Bravo. O si ferma un attimo. Tu che tipo di artista sei? Guarda, in realtà molto più di getto, cioè io ho provato a lavorare delle cose che avevo magari scritto così, no, stando pullman, camminando, mi viene una cosa, la scrivo un attimo. Ho provato a riscrivere e a rilavorare cose già scritte, però non riesco, quindi alla fine scrivo di getto, cioè mi metto lì, ascolto la base. In questo caso la base me l'ha fatta un mio amico calabrese, Domenico di MF, quindi mi ha mandato questa base, me la sono un attimo sparata nelle orecchie. Il primo scheletro, diciamo così, della canzone ti viene di botto subito. Poi ovviamente la lavori e la stralavori con magari il produttore, ma in studio, no? Una mano tira l'altra, e quindi arrivi ad avere un prodotto, al prodotto più finale, o meno chiamiamolo finito, così, esatto, perfetto, esatto. Quindi già mi hai risposto alla domanda, che questa hai avuto una base, quindi non ti produci tutto tu di solito. A volte sì. Ah, ecco, vedi. A volte sì.
Quindi in questo caso ci siamo affidati ad un produttore. Sì, sì, che poi è un mio amico. In realtà mi produce quasi sempre lui. Ma dai, senti sto pezzo. Però dipende. Come ti sembra, tu poi ci metti le barre sopra. Sì. Come ti sembra? Scegli tu. Come ti sembra? Mi è piaciuta molto. In realtà grazie. Io volevo riagganciarmi a lui per chiederti se l'avessi scritto in un periodo particolare della tua vita o come mai la scelta degli umani e alieni. Allora, io sono un appassionato di alieni, di UFO, di queste robe qua un po', no? Ma quindi esistono? Non lo so, se lo sapessi. Sta così, io la voglio capire. Non lo so, penso di sì per tante cose. Vabbè, non ci mettiamo più a parlare perché facciamo 12 puntate così. Ma tipo mistero. Però, non esistono. Vabbè, non esistono. Ha detto lei, il PC nulla. Ha detto lei. Comunque, ti dicevo, quindi un po' questa roba. Poi dovevo prendere, appunto, quando ho scelto, cioè questa base mi ispirava di raccontare un po' due mondi, no? Uno destra, l'altro sinistra. E ho pensato alla prima cosa, uno all'opposto dell'altro, o meglio, che noi pensiamo sia così, perché poi non sappiamo se realmente sia così. Bravo. E quindi ho detto, mo facciamo questa roba qua. Niente. Potremmo essere molto più simili di quello che immaginiamo. Io voglio essere sempre simile a te, lo so. Ma sì, vabbè. Magari sono la specie evoluta, no? Secondo me sì. Potrebbe essere quella specie avanti 20 anni luce. Lei cosa ne pensa, signor Riado? Oggi voglio fare un po' il bastardo. Il bastardo ovviamente in senso buono. Perché vorrei... ho studiato. Hai studiato? Sei stato studiato pure tu. Perché vorrei un commento. Sì. Dell'artista verso un altro artista. Come ti è sembrata la canzone di Carlito? Molto, molto radiofonica, molto ben fatta e altresì genuina. Ti devo dire la verità, non so se per te... Altresì. Scusa. Ho mangiato una pagina di Ma come cani. Parli bene, ma c'è tappi. Non so se può essere un insulto per te, però il beat è quello che è, mi ha ricordato Sfera. Magari mi ha ricordato, no, quello che è la prod di Sfera. A me è piaciuto parecchio, anzi, anche il modo tuo spigliato di presentare quello che è il tuo lavoro. Quindi sei fiero di quello che fai, quindi una maturità artistica. Grazie. Belli, puliti, bravissimi. Mi piace che non c'è competizione. Ma prova, è il cash, come devi dare? Il cash. Cash, no, dopo lo fa. Poi se la vedono tra di... Tanti saluti. Se la vedono dopo. Se la vedono loro, non ne vogliamo sapere niente. Quindi, Carlito, diciamo che questo abbiamo detto è il tuo ultimo pezzo. Questo è il mio ultimo singolo, sì. Viene tratto da un EP o soltanto un singolo? No. C'è in procinto di fare un EP, un qualcosa? Al momento saranno tutti singoli. Singoli e contenuti per i social. Ci stiamo un attimino portando su a lavorare su un paio di piattaforme. Non tante, perché sennò c'è tanto da prendere. E a proposito di social, dici un po' i tuoi social. Dove ti troviamo? Dove ti becchiamo? Allora, ovunque, Carlito con la K. A seguire HAK Stocca. Mi faccio. Ma H Stocca piano, piano, è perché... proprio quello. Cioè. Sì, in realtà. Also no was H. No, in realtà è quello. H Stocca. Perché me lo dicevano un po' da piccolo. Quindi. Dicevo Carlito H Stocca. Vedi con l'accento finale, capito? Tu di dove sei? Non l'abbiamo detto. Martina Franca. Ah, e niente portato. No. E qua dobbiamo schifo. Prima di entrare, bussare con i piedi. Basta. Vabbè, ho portato un po' di capo e un po' di collo. Ma va. Questa era brutta. Peggio della tua scatta. Fatelo uscire, momo, a questo. Tu che sei invece molto bene. Come molto? Stai molto tu che stai bene. Ti trovo in splendida forma. In splendida forma. Sei proprio in zen, come a dire. No, sto tranquillo oggi. Perché vedi, non c'è uno sguardo felino. Non c'ho il tipo che mi bacchetta subito. Quindi oggi mi sento più rilassato. Vedi, che quasi. Se stiamo bene così, lo mandiamo a cagare. Chicco Boss. No. Ehi. Ehi, Mayday! Mayday! Oh, la nave sta affondando! No! Sta affondando! No. A differenza di Carlito, tu hai fatto un EP. Sì. Io mi chiedo perché l'artista pop. Sì. Cerca più di fare un EP, quindi una raccolta, piuttosto che buttare singoli in. Posso dire nell'aria, nell'etere, va, diciamo così. Sì. Diciamo che chiamiamolo il rapper, il trapper, il trap lodico. Questo l'ho imparato, il trap lodico.
ti butta lì ogni tanto, ogni settimana ti butta la canzone, la cosa. Invece tu sei, diciamo così, come artista della zona pop, chiamiamola così, dell'ambiente pop, urban, indie. Vuoi la tua comfort zone? Diciamo che, insomma, come pop, diciamo, storico, no? Cantautorale, eccetera. Comunque chiunque è un artista sempre mira al disco, no? E sappiamo benissimo che purtroppo nei giorni che stiamo vivendo l'attenzione è sempre bassa, sempre belle. Devi fare dei prodotti fruibili. Quindi diciamo che secondo me, anche rispetto anche da tanti altri colleghi, l'EP è una via di mezzo, diciamo, un compromesso fra il disco storico e il singolo, no? Quindi diciamo che è comunque una raccolta, perché per chi magari ancora come me vuole dare un raccordo su quelle sulle canzoni, una sorta sul di progetto. Continuo un, esatto. Un excursus animi. Veramente, come stiamo parlando bene, eh? Come si sente di miei anni di scientifico. Ciao mamma, so che mi stai ascoltando, eh? E allora, a proposito, questa canzone la vorrei dedicare anche a tante persone romantiche, giusto? Wow. Possiamo dedicare, sì. Tutti quelli che credono nell'amore, sì, in tutte le sue forme. Questo è Iado e questo è Sdolcinato. Ricordo ancora quella volta in cui ci siamo nascosti sotto le coperte. Il gioco è semplice, ti basta immaginare di abitare in un castello di modeste dimensioni, dove la vita è uguale a quella fuori, ma tu sei bella e quindi la colori. Se quell'istinto ti accarezzo, mi sorridi di riflesso. Ritrovare il mondo intero sul volto di un essere umano. Non cambio niente quindi del presente, se ci sei te, dammi il coraggio che mi manca. E non è vero che rischio di apparire sdolcinato. Se mi nascondo dietro le parole che preferisco, trema la voce ma con il cuore, giuro non insisto. Resti sospesa sul divano fino a mezzogiorno, fingendo di dormire in un modo composto. Attendi quello che è il momento giusto per dirmi basta. Toglimi gli occhi di dosso. Sono lontani quei momenti in cui ti allontani di casa per sganciare un'altra bomba nucleare, per non minare la serenità della vita di coppia. Scontata non è. E non è vero che rischio di apparire sdolcinato. Se mi nascondo dietro le parole che preferisco, trema la voce ma con il cuore, giuro non insisto. E non è vero che rischio di apparire sdolcinato. Se mi nascondo dietro le parole che preferisco, trema la voce ma con il cuore, però non insisto. E quello che avete ascoltato è Sdolcinato, la canzone, una delle nuove canzoni di Iado, tratto dall'EP Il pomeriggio più bello di sempre, come quello di oggi. Bellissima. Ma avete una nuova fan? Mi piace molto questo pezzo. Posso chiederti? Che lui è uno, No, entrambi, no, ragazzi. Io non faccio distinzione. Senti, come mai? Che cosa ti ha spinto a scrivere questo pezzo? È un qualcosa correlato a un amore finito, un amore per se stessi? Cosa? Beh, in realtà
diciamo che in quanto essere sociale, in quanto non posso che scrivere d'amore, no? Quindi diciamo, io credo che fondamentalmente diciamo è quello, no? Le relazioni fra le persone, poi da lì l'episodio che ti fa scrivere la canzone, che poi rimane universale, no? Rimane, diciamo, una pietra miliare nel tuo percorso. E a dir la verità, sì, diciamo che è un po' tutto il pomeriggio, è un po' tutto sull'amore. È chiaro che ci sono varie sfaccettature, varie limature, vari particolari che tu metti nei pezzi, per esempio probabilmente ascolteremo dopo Parigi da bere, forse, varie esperienze, però in realtà è una, diciamo, è un filo conduttore il rapporto intrapersonale, ecco. Quindi questo per dirci che l'hai scritta per un amore finito o per un amore per se stessi? Tutti gli amori sono finiti adesso. Ma mio figlio, sono single, troppo single. Bello. Chi è? Ti spompi me. Bella, mi piace molto. Grazie. Non lo so, ho captato un qualcosa tipo di un amore... non tormentato. Infatti io voglio, diciamo così, il tuo commento da donna che ascolta una canzone del genere. E se me la dedicassero, capirei che magari me la sta dedicando un qualcuno a cui ho, diciamo, vorrei lasciare al di fuori della porta, quindi di un amore finito, ma non del tutto. Ma non del tutto. Quel filo conduttore che lega, quel famoso filo rosso. Bene. Ho azzeccato. Hai colto. Ragazzi, io adesso che vorrei dire, Chicco, prendetemi per pazzo, sì, pazzo, pazza, per pazza, Gesù. Pazza. No, devo dire che di questa canzone ne avevo già letto il testo, perché come si dice, uno viene preparato, vuole far finta di essere, non è scontato, colto, Mi piace questo, cioè il tuo questo ritornello, e non è vero che rischio di apparire sdolcinato. Ma tu lo vuoi essere, non vuoi apparire. Cioè, realtà, lo iado fuori. Che ragazzo è? Molto semplice. Molto semplice, sensibile. E sdolcinato. Sei monotono. Come sei monotono? Sempre le stesse cose. Sei monotono. C'è la fila dietro, capito? Scatti, io vorrei dire che la canzone non l'ho letta prima il testo. Come vedi, ho captato subito. Ma... la donna, sempre quella merce in più. Sempre con questi stereotipi. Veramente, non vogliamo finire più. Ci ridici ancora una volta tutti i tuoi, come abbiamo chiesto quelli di Carlito, tutti i tuoi social, dove ti troviamo, sì, dove ti vediamo. Iado Music, Imola, Ancona, Dobodossola, Olbia, italianissimo, IADO Music. Tu non sei a Castocca, invece. A Castocca. Ci sta, aggiungilo. Però preferisco. Vediamo, Iado a Carlito è bello, è Carlito a Castocca. Perché ormai ci ho fatto fare l'abitudine. E quindi niente. Iado, mi trovate Iado Music su Instagram, Iado su Facebook, sì, e Iado anche su YouTube, anche, giusto? YouTube, c'è qualche video su YouTube, se non ricordo male. Sì. Qualche lavoro, qualche singolo quando ero ancora più giovane. Diciamo. E di questo nuovo EP lo facciamo qualche video, che dici? Sì. È in programma qualcosa. Tutta, c'è qualcosa che bolle in pentola. Di ecco, post produzione, live sessions, chissà. Se vuoi un'attrice per il videoclip, io ci sono. Eccola. Mi offro volontaria. Golosa. su che caspita, come si chiama? Ah, su TikTok ci sei anche. No, madonna. Tipo, vedi, una canzone come sdolcinato. Bravo. E chi me lo gestisce? Non ce la faccio. Ragazzi, vuoi fare la mia social media manager? Social media manager. Però Scatta ha ragione. Vabbè. A differenza, senza nulla togliere a Carlito, per carità. Che sta su OnlyFans invece. No. Ovvio. Tutti i giorni. A monetizzare. Tutti i giorni. Diciamo che userebbero molto spesso i tuoi frammenti, pezzi di tue canzoni per creare dei TikTok, ma anche come i suoi. Diciamo che i suoi sono un po' più un genere diverso. È una cosa che mi manca. Manca, ma essendo, ragazzi, millennial... tu, Carlito, sei su TikTok? Sì. Ah, quindi come ti chiami su TikTok? Sempre uguale, Carlito Castocca. Viva la fantasia. Era il tramonto. Giusto. Un po' di fumo. Quindi possiamo, magari noi facciamo noi il TikTok di... dai, di Iado. Lanciamo. Poi ci facciamo i soldi noi. Ad Angelo White, non dire niente. Sì, no, Angelo, mettiamo insieme, facciamo in tre più gusto. Cioè, Mi piace, complimenti. Quando hai scritto questa canzone, per essere? Diccelo, che noi siamo curiosi. Tempo fa. E queste l'intero progetto ormai è coscritto a quattro mani con il mio caro fratello Milella, ecco. Perché purtroppo è arrivato a un... purtroppo per fortuna. Mm-mm. Purtroppo, perché sarebbe bello riuscire a fare cose belle da soli, ma non si può mai da soli, ecco. Quindi
ho un team di produzione che in realtà spara alto, quindi sono dei professionisti e sono veramente orgoglioso di lavorare con loro. Milella in scrittura a quattro mani e Walter Nuzzo di Moob Studios di Cassano del Murge. No, Walter non può entrare. Ah, vabbè, sai bello che Walter va. Bravo Walter. Bravo Walter, conosce, è un caro amico, sì. Un caro amico Valterino. Bravo. Nostro. Sia Valterino che Luchetto, fratellino. Eh sì, beh, batterista. Batterista. Ciao, siamo i Broken Phrase. Vabbè, questa è un'altra cosa. La promozione. E quindi è cominciato così questo cammino che tu già avevi intrapreso con questo team, sì. Che adesso ha sfornato, che adesso ha fatto una raccolta, sì, questo EP. Un filo conduttore di 5 pezzi, ecco. Come hai detto, è da oltre un mese che questo EP è uscito. Quali sono le impressioni della gente? Cioè molto i bene. Feedback che hai avuto? Molto bene, perché in realtà per un esordiente, ma diciamo una persona che comunque alla fine sta iniziando adesso quello che è la promozione del nuovo progetto, ecco. Ha avuto comunque dei risultati anche numerici importanti, cioè per me arrivare a 2500 ascolti in un mese potrebbe essere poco per le persone, no, per i più, per me è un buon risultato, anche perché poi in realtà gli ascoltatori erano pochi, quindi occhio e croce ogni ascoltatore ha fatto 20 ascolti, ha fatto da casa di risonanza, diciamo così. Quindi è stato positivo, sono molto contento. Ottimo. Ah, visto che prima ho fatto il bastardo lui con te, adesso fai tu il bastardo. Come ti sembra questa canzone? Molto bella. Gli ho chiesto se facesse. Sì, ho visto, ho sentito quelle cose così. Che stavi dicendo? Sì, perché io quando sento archi nelle produzioni impazzisco. So fighi, quindi. E poi lui ha un timbro di voce bellissimo. Grazie, molto gentile. Tu confermi, Anna? Senti, io continuo a pensare alla sua voce, che è simile a qualche cantante, ma non riesco a. Sì, magari hai ascoltato in questi giorni a Sanremo. Sì e no, ha un timbro di voce molto particolare, perché non è lagnoso, non è pesante, è soave, soft, però non riesco ad associarlo a questo cantante. Non è che l'hai sentito in chiesa, dietro l'orgo, perché non è né lagno e soave. In realtà entrambi è la prima volta che li sento e devo dire che le impressioni sono molto positive, tant'è che da oggi hanno un'altra fan. Quindi la nostra scelta di oggi è positiva per assolutissimamente te. Sì. Approved by Anna Palmieri. Oh yeah. Numero. Quant'è che mi hai dato? Voto? 10. Sempre 10. Per te sempre 10. Che dici, Angelo? Mettiamo, dato che l'abbiamo sentito prima, però vedi Carlito, me lo vedrei bene con un Carlito baby. No, scusate. Scontato. Scontatissimo. Oggi sono veramente sottotono, non come i cantanti, come gli artisti. Voglio sentirti, caro il mio Carlito, perché dato che tu sei un rapper, un trapper, segui quella scena rap, hip hop, trap. Sì. Voglio sentire davvero di che pasta sei fatto. Voglio sentire la tua voce lontana da archi bugi. Tu usi l'autotune, per esempio, vedi? Mo questa sì, domanda. Sì, sì, un po' sì. Okay, ovviamente, come avete sentito, non è chissà cosa. Io per quello sì. Te l'ho chiesto, perché non mi è sembrato proprio. Qualcosina l'ho sentita. Sì, sì, sì. Lo uso, okay. Certo. Bravo. Quando smetti pure tu? No, non smetto perché penso che sia uno strumento. Un po' come utilizzare il microfono. Giusto, sembra giusto. Strano, ma questo è uno strumento. Questa risposta mi è piaciuta. È uno strumento, va saputo usare. Io l'ho provato per dirti alla Gali, alla Sfera, e faccio schifo. Quindi faccio il mio, però mi do un aiutino. Non so se l'avete visto, lo dico anche a te, Iado. Un meme che girava dopo che c'è stato la reunion dei Club Dogo. Sì. Dove si sentivano Jack La Furia e Gue con la loro voce originale lontana dagli stereotipi. Cioè, forse pure io potevo entrare nei Club Dogo. Io magari io e Angelo sì. Entravamo nei Club Yorkshire. Però. Sì. Allora, io dico, nel rap c'è tanto lavoro in post-produzione. Cioè, la cosa figa è la metrica, il flow, quello che scrivi e come lo scrivi. Perfetto. Quello deve fare la differenza, secondo me. Poi, ovviamente, il lavoro in studio lo fanno un po' tutti. Io sono andato ad ascoltare cantanti che non rappano e cantano, e poi anche loro stonano. Quindi, bravo. Non vedo la differenza qual è. Mm-mm. Il rapper sa usare meglio l'autotune, come Cocciante sa usare meglio il piano. Vado, l'ho visto invecchiato questo, a proposito di Cocciante. L'ho visto bello invecchiato, cioè sembra, non so quanti anni abbia, penso almeno una settantina. Cioè proprio anziano. A me non è piaciuto proprio. Non ti è piaciuto? No. Vabbè, allora facciamo una cosa, prima ascoltiamo Carlito e poi magari
parliamo di Carriba e parliamo poi di Sanremo. Poi dici. Dai, ci sei d'accordo? Anche perché devo giocare la bolla. Mo mi è arrivata la mi è arrivata la notifica di che cavolo di notifica era. Che non vedi, ha ragione. Finale Sanremo, chi si aggiudica le fai viene a scommettere. Io già non gioco. Ma dici che Chicco non ha ragione. Dopo dobbiamo chiamare quello stronzo. Sei pronto, Carl? Pronto, pronto. E allora andiamo. Rispetto per chi non ha verso me o verso la sua metà. Sono solo persone a metà. Non ti appartiene la libertà di un'altra persona. Un uomo prende per mano, non imprigiona. Un uomo non si sciatterra come fa un cobra. La tua vita non la peggiora. Non sarà certo un bastardo a cancellare la mia educazione, a farmi sentire sporco, a farmi odiare da una nazione. Non ti può incatenare un cuore, non è un film, non grida nazione. Il peso delle tue scelte marcherà vita le altre persone. Io non prendo le distanze, vorrei poter aiutare a cambiare la testa e il mindset, perché crescere non è soltanto diventare grande. Un bacio a chi ora non c'è più vittima di un istante. Di esseri umani ce ne sono tanti, ma d'essere umano è una minima parte. Carlito. It's Carlito time. Qui a We Believe in Music abbiamo appena ascoltato Femminicidio. In realtà non ho dato ancora un nome, perché le tre o le due cose che farò live non sono ancora uscite. Però quindi si tratta di femminicidio. No, okay. Gliel'ho mandata io così. Quanto già mi stai facendo. No, è vero. Bello. Se stavi attento, però hai sentito che era di femminicidio, vero? Assolutamente sì, assolutamente sì. C'è stato un piccolo problema tecnico. Vabbè, quelle, purtroppo è in prova. Bocciata. Dopo questa bene, cosa che fa, bocciata. È il bello della diretta, dai. Non Come, che ci racconti di questa traccia? Ah, ok, ma una traccia, non ti dico. Guarda, sì, è un due pensieri messi così. Guarda, ti dico cosa c'è da dire. Secondo me c'è da dire poco, cioè basta ascoltare. Quando si parla di questo, secondo me non devi essere per forza bravo a parlarne, cioè basta che ne parli, perché un argomento così forte, specie in questo periodo dove è tutto al contrario, che forse questa è una delle prime cose che secondo me va sistemata, va portata come si deve. Quindi non ti dico niente, ti dico mo che esce, riascoltatevela. Purtroppo, no, come si dice, non si può dire che è una, cioè ormai ogni giorno sentiamo parole. Esatto. Purtroppo sentiamo, cioè non è più il fatto di cronaca che succede una volta ogni tanto, invece purtroppo quasi ogni giorno siamo, ahimè, costretti a sentire queste brutte notizie. Sì, io ho pensato di fare questo pezzo, ti dico la verità, perché ultimamente i ragazzi, purtroppo, che stanno commettendo ste robe, purtroppo sono puliti, cioè li vedi, giacca, cravatta, bravissimi, tutti precisi, non poi c'hanno un tatuaggio, cioè, capito, per dirti. Poi vedono noi e quindi chissà cosa siamo, ecco. E quindi penso che un rapper, visto che viene definita la musica, no, di strada, cattiva, chiamiamola così, è giusto che parli di queste robe qua, anche per dire, no, cioè, ok, no, non è l'apparenza. Quindi che tu non sei il rapper che mostra sui social tutti i suoi lauti guadagni? Assolutamente no. Sai quando vedi né i guadagni, né le donne, né quando tutto vedi il resto, magari tutti quelli con le signorine con i sederini di fuori, no, che stanno assolutamente là, no, quelli con tutte le 50 euro, cioè. E se mai faccio vedere qualche amico mio, ma più di questo non si può. Come ti è sembrata, Iado, questa molto questo bella freestyle? Posso chiamare un freestyle? Sì, in realtà nasce così, però il freestyle è quello che uno si dice al momento, no? Questa è pensata e scritta, però sì, è un freestyle, dai. Dopo glielo chiediamo, un freestyle, che no, non lo so fare. Sono sincero, onesto, non lo so fare. Però hai toccato una tematica che da donna, ma mi tocca particolarmente, quindi hai ragione. Secondo me in questo periodo ne dovremmo fare tante così, però secondo me dovrebbero fermarsi un attimo e riflettere su quello che decidono di fare o quello che fanno. Quindi sì, no, dico tante canzoni così, dicevo. Sì, certo. No, assolutamente. Di base sì, magari potrebbe essere un buon inizio se facessero più canzoni di questo genere, se ne parlasse anche in maniera diversa, quindi anche tramite una canzone, un testo, anche una semplice base, potrebbe essere anche d'aiuto. Però, come hai detto tu prima, a volte sono i bravi ragazzi che sono quelli un po' che creano preoccupazioni più rispetto a ragazzi tatuati o che hanno un carattere un po' più sprint, no? Sì. Però piaciuta. Probabilmente. Grazie. Siamo sempre lì che pensiamo che la salute mentale
sia qualcosa da denigrare, invece è qualcosa che dobbiamo controllare giorno dopo giorno, giorno dopo giorno. Tu che mi dici, Doni? Sì. Diciamo che ti serve un Icos. Bella verde, oh. Alla fine bisogna, stiamo un po' forse perdendo quello che è il senso del rispetto, della correttezza, della gentilezza, di tutto. Però in realtà è un mondo che va troppo veloce, quindi qualche volta anche noi timidi umani, ecco, ci facciamo prendere da quello che è proprio degli scatti di follia. Chi è? Non lo so, ti piace i fettini di vitello? Non è che sei vegano, vegetariano, no? No, San Michele due passi. Anche poi lui di Martina. Potevamo fare, vedi, oggi un gemellaggio Martina Franca San Michele. Così. Con cosa? Per cosa? Come? Martina per la carne? Martina Franca, ti dico di più. Il papà della mia ragazza ha una delle braccerie più antiche di Martina. Sì, bravo, capisci, dici queste cose. Allora, andiamo a Granaldi, se vuoi ci vai. Fai la promozione così poi andiamo. Chiama Granaldi. Abbiamo gli sconti? Abbiamo una cena gratuita. Si siete trovate posto? Voucher. È piccolino il locale. Vabbè, allora facciamo così. Andiamo in settimana. Che magari, non dico che non c'è nessuno, perché essendo una delle braccerie, neanche in settimana possiamo andare. Dovete chiamare, è difficile. Vabbè, abbiamo Macelleria Granaldi a Martina Franca. La braceria migliore per tutti quanti. E solo il venerdì, spendendo 50 euro, paghi 50 euro. Che vi pensate? Che avete lo sconto? Niente. Tu anche tu sei, ricordo bene, tu sei sempre nel mercato alimentare, giusto? Più o meno. Degli imballaggi. Imballaggi. Sempre a mangiare, beh. Vedi, facevamo la cosa oggi, facevamo l'unione Martina Franca e San Miguel e lui imballa tutto. E poi abbiamo i due di Acquaviva con la cipolla. Noi ci mettiamo due cipolline e mezzo, siamo a posto. Cioè, alla fine fare con me è facile. Cioè, basta volerlo. Vedi? Io ho già trovato l'idea di marketing, tu social media manager. Poi ogni 50 punti loro due vi cantavano. Ti vuole un po' di brodo per andare giù qualcosa di liscio. Il giorno dopo si mangia di nuovo pesante. Ma domani dove andiamo a mangiare? Non c'è Chicco, vabbè, va. Che dici? L'ascoltiamo un'altra canzone? Oggi siamo così. Magari diamo più spazio in questo momento alle canzoni e poi ci fermiamo un attimo a parlare. Beh, ci siamo, direi. Molto bene. Direi che ci siamo. Nella cover del tuo cellulare, ma ne scattavi sempre un'altra, per paura di poter cambiare idea. Guarda come ci ha ridotti la distanza, così fredda ma il carattere da stronza. Dimmi che saremo gli ultimi a fuggire. Colpiscimi ma fallo senza maschere, il cuore è forte ma non sa decidere. E chi l'ha detto che non è possibile incrociarsi un giorno senza odiare e ridere? Riparlare delle ore per se stare bene. Se mi luccicano gli occhi sono lacrime vere. Lo ricordi il morso in pancia di tutte le sere. Ho imparato da te a non dimenticare niente, e che tornare indietro è solo un salto nel vuoto, nel passato. Ti regalerò il pomeriggio più bello di sempre, in cui senza sfiorarci avremo vissuto i ricordi più belli insieme. Solo con delle foto cercavi sempre le risposte che la vita non riusciva a dare, ma lo facevi con la leggerezza, con la leggerezza di uno schiaffo. Adesso dimmi con chi sei finita a letto, se con uno stronzo a sogni nel cassetto. Tutto ciò che mi dirai sarà un segreto, perché ho imparato da te a non dimenticare niente, e che tornare indietro è solo un salto nel vuoto, nel passato.
senza sfiorarci avremmo vissuto i ricordi più belli insieme. Solo con delle foto. E continuiamo il nostro percorso nell'amore, nell'amore più vero. Allora, questo è il romanticone, questo è un... Secondo me questo, questo signore è un cucciolone, però sotto sotto. Chi è la 24? Arrivo. Il malessere. Il malessere, è un malessere lui secondo te? Che dici? È un malessere. Vabbè ragazzi, ma non è che ora vi definite tutti malesseri, perché comunque c'è una differenza. Il malessere è quello bello, impossibile, che ti fa star male. E il trimone poi è un'altra cosa. Quindi malesseri e trimoni, voi siete trimoni. La conosci pure? No. Sai chi è questo? Non lo so, chi è questo? Non la sappiamo. Vabbè. Malena dovrebbe essere. No. Non è, okay, non okay. È. Poi ti dico chi è. Okay. La conosci? Sì, la conosco. Sì, ho capito. Comunque, il pomeriggio più bello di sempre. È un romanticone, eh. Sì. Cioè tu da donna ti fare uno che ti dice queste parole, ti sciogli? Allora, per come sono io no. Però è un po' di, magari un po' di dolcezza di questo genere, sì. Però a me la domanda viene spontanea. Bene, me. Tu guarda, il gossip. Scrivi da sempre questo genere di canzoni, sì, diciamo, ok. Sì. Ma cosa ti ispira a scrivere? Perché sento un po' la malinconia, percepisco un po' di malinconia nei due testi che ho sentito, okay. E ho la percezione che tu voglia lanciare un messaggio. Okay. Il pomeriggio più bello di sempre mi sembra sempre un po' una cosa tipo di addio. Hai avuto qualche delusione in amore? Per scrivere questo. E vedi, qui c'è l'animo bastardo della donna che prima ti fa la prosopopea, come sei bello, fantastico. Ah, ma te perché ti sei lasciato, bastardo. Ma no. Non è che conosce qualche tua ex lei, no? Ma sicuramente. No. No, allora dico, vabbè, chi non è mai stato lasciato, no? Chi non è mai stato malinconico? Allora, diciamo che, come magari dicevo anche prima, le canzoni sono una scusa per me. Cioè un pretesto, no? Per stare in mezzo alla gente. Quindi per me il fine è comunicare, cantare, fare della musica il mio linguaggio per attornarmi di gente, di molta gente. Quindi in quanto essere simile agli altri, io preferisco questo. La domanda è bella, nel senso che sì, questo è un episodio. È un episodio ovviamente che ho vissuto e poi ho detto degno, no? di metterci su una canzone, degno di scrittura. Ovviamente di getto tu scrivi, quindi dopo un'esperienza bella, brutta, quello che è comunque una cosa che ti aiuta a stare bene, a te personalmente. Poi il fatto che tu lo porta in giro, lo faccia sentire ad altri, è un altro mestiere e ci stiamo provando, no? Perché tutti quanti proviamo delle cose belle, poi è difficile raccontarle, no? È ad arrivare a tutti quanti. Beh, anche perché penso che chiunque scriva delle canzoni, anche su un genere diverso come il suo, certo, magari è un qualcosa che è accaduta nella sua vita, un evento, sì, un pretesto, ma anche un modo probabilmente per chi lo ascolta comunicare, di immedesimarsi nelle situazioni. Sì. Vedi, tu hai detto che io sono stata bastarda, però ci ho azzeccato. Vabbè, quello è l'animo della donna, che è proprio bastarda. Beh, fino ad adesso, no, essendo single, no, voglio dire. Vuol dire che tante altre situazioni sono andate male, no? Quindi ricordiamo il nostro numero anche di telefono. Lasci, anche quando lasci c'è un problema. Difatti c'è non basta dopo, che magari insomma ne parliamo dopo, e che in realtà è un rifiuto da parte mia, ma con mano in cuore, no? Mamma mia. Vedi, poi si pente, capito? Ah, vabbè. Vogliamo ricordare il numero? Certo, 392-293-393, maledette diottrie, 393-282-4 volte 4, 4444, il numero di telefono non lo ricorderò mai, 080-57-96-714, bravissimo. Ma vedi, l'ho ricordato. Questa canzone, devo dirtelo, Iado, mi è piaciuta particolarmente perché sembra quel classico viaggio che si fa da solo in macchina e tu pensi a cosa è accaduto, come si dice, come hai detto tu, a ciò che poteva essere. Magari tu pensi, ho fatto bene a fare la cosa così, oppure potevo fare di meglio, di peggio. È un po' così, un viaggio onirico nei tuoi pensieri. Io ho pensato proprio questa raccolta come un cloud, no? Quando ti è esaurito
lo spazio su qualsiasi telefono, ma anche lo spazio mentale, perché a un certo punto non ce la fai più, no? Tanto vivi, no? Tanto ti metti in gioco. Alla fine questo, il pomeriggio, no? Nell'ultima frase dice: vogliamo ti farò passare il pomeriggio più bello di sempre, rivivendo quelli che sono stati i ricordi come se fossero delle foto, delle Polaroid. Quindi è il presupposto di questi cinque pezzi, no? De fotografare quello che ho vissuto in quell'istante. Prendere un attimo l'imprinting di quella situazione. Yes. Come siamo bravi. Cioè, tu vedi, conoscevi questo programma alla Assolutamente fine? Cioè, ti sì. stai trovando bene. Vedi, lui è venuto già 3 volte, quindi qua si trovano bene. Noi diciamo sempre che a noi piace far conoscere sì la musica, ma anche far conoscere le persone, perché far conoscere chi è dietro al microfono è importante. È giusto, anche è quello perché, che facciamo anche noi scrivendo. Anche perché chi deve dare l'emozione se non la persona? Giusto, Angelo, ho detto bene. O me la dai, o me la prendo. Hai ragione pure tu. E allora che dici, Angelo? Ci fermiamo un attimo. Ok, che proviamo a chiamare anche quello Chicchino. Vediamo un po' se è pronto con la sua postina, è già pronto in posizione. E allora ascoltiamo 2 canzoni, una di Carlito e ancora una volta di Iado. Ascoltiamo 0 per Carlito e poi Non basta per Iado. A tra poco, sempre qui in diretta, We Believe in Music, radio.musica. Chissà quale giorno che mi guarirà, per quanto il mondo girerà, non va la velocità dei miei pensieri, immagina la testa che si impanica, se penso che farcela è solo una possibilità, in mezzo giorni di plastica. Ti rifletti nei miei occhi e vedi come uno specchio, baby, la tua figura dentro al nero come i pianeti. Non mi leggi i pensieri, non decifri gli schemi, nasciamo soli perché saremo sempre compresi. E pensavo che forse di notte avrai le risposte. Io ho dormito per giorni, ora sto facendo le corse, e nessuno le colpe, sbagliare è facile a volte. Nella vita il caso e il suo codice morse. Non sarà sempre notte, sopra le 7 note, scrivo rime di seta proprio come le sue cosce. Ogni storia ha una fine, la sceglierò da solo. Scegli come fiorire, non puoi scegliere il suolo. E tu da lontano mi vedi fiero, vedi un arcobaleno, è sempre così luminoso il cielo, ma da vicino è nero. Vorrei vivere solo davvero, tipo nel mio emisfero, e il cuore pesa i chili di un veliero, tra le tue mani zero. E una foto non fotografa l'interno, quindi tu da fuori non puoi vedere il mio inferno. Giorni che vorrei solo espirare, fumo a letto disegnando i demoni che impetto a romperli in un gesto. Giorni che mi sento come fossi in mare aperto, con l'acqua alla gola senza neanche un punto fermo. Corro per la via, rincorro un sogno ancora fermo, non sconfiggerete mai chi ci riproverà in eterno. E tu da lontano mi vedi fiero, vedi un arcobaleno, è sempre così luminoso il cielo, ma da vicino è nero. Vorrei vivere solo davvero, tipo nel mio emisfero, il cuore pesi i chili di un veliero, tra le tue mani zero. Sei un artista? Fai parte di una band e vuoi partecipare al nostro programma? Vuoi farti conoscere, far ascoltare la tua musica e condividere quella che ami? We Believe in Music è il contenitore che fa per te. Nessuna intervista preimpostata, nessuna domanda concordata, ma una semplice chiacchierata tra amici che amano la musica. Contattaci in direct sui nostri social. Siamo pronti a darti voce. We Believe in Music, il sabato pomeriggio dalle ore 17, in diretta su radio.musica. La buona musica ha finalmente trovato casa. Sei su radio.musica. A volte volersi bene non basta, è come chiudersi un metro di cielo senza uscire di casa. A volte dormire
allo stomaco. Ho le farfalle in pancia. E non lo so se ancora il mare dentro quando parli, se mi togli il fiato coi tuoi baci. Passo solamente aspettando il momento di dirti basta. Coprimi di insulti se non vuoi capire che di amore non si può proprio morire. Ma restare accanto con le ali spezzate non basta. A volte lasciarti indietro non basta. Se una ferita curata con il sale non ti richiuderai mai. E non lo so se ancora il mare dentro quando parli, se mi togli il fiato coi tuoi baci. Osso solamente aspettando il momento di dirti basta. Coprimi di insulti se non vuoi capire che di amore non si può proprio morire. Ma restare accanto con le ali spezzate non basta. E scusa se non ho il coraggio di uscire fuori e non tornare mai più. Sono un estraneo di passaggio, ma resterò dentro i silenzi che chiami amore. E non lo so se ancora il mare dentro quando parli, se mi togli il fiato coi tuoi baci. Osso solamente aspettando il momento di dirti basta. Coprimi di insulti se non vuoi capire che di amore non si può proprio morire. Ma restare accanto con le ali spezzate non basta. Tu coprimi di insulti se non vuoi capire che di amore non si può proprio morire. Ma restare accanto con le ali spezzate non basta. E siamo tornati in diretta, sempre qui, We Believe in Music, la 16ª puntata di questa 5ª stagione, come stiamo diventando vecchi, in compagnia dei nostri amici Carlito Acastoca e di Yardo. Abbiamo appena sentito i loro due pezzi, abbiamo sentito Zero per Carlito e Non Basta per Yardo. Allora ragazzi, diteci un po' di queste canzone. Vai Carlito. No, vai, io vai. Io parlo assai, poi non c'è tempo. Guarda, la mia canzone è molto semplice, tra virgolette. Voleva racchiudere un pochino il periodo di chiusura che abbiamo avuto durante il Covid, la pandemia. E quindi ho raccontato un pochino, cioè ho immaginato in realtà il dopo, come sarebbe stato il dopo, no? Perché in realtà quando l'ho scritta non vedevamo una fine. E quindi non sapevamo se si usciva, se non si usciva, se ci liberavano, diciamo così. Oppure moriremo tutti. Esatto, e quindi appunto era quello che vedevamo, era lo zero, no? E non sapevamo quello che avevamo davanti da lì in poi, quindi oggi. E c'è un qualcosa che adesso che ne siamo usciti, no? Sì. Dopo questo tuo brano, c'è un qualcosa che modificheresti vista la visione di come stiamo vivendo adesso dopo quella chiusura? Non modificherei nulla. Cioè, secondo me anche adesso, no, il dopo, cioè alla fine ci ho visto lungo in base a quello che ho scritto, no? Cioè, perché almeno noto che poche persone lo fanno, però almeno per me è stato così, cioè da dopo il lockdown, dopo aver vissuto quel periodo là dove davvero ti mancava anche il caffè con l'amico o che ne so, no, la pizza, no? Ora sto rivivendo un attimino tutte queste cose un po' in maniera diversa, no? E quindi appunto l'auspicio del brano l'ho scritto proprio per quello, no? Perché il dopo doveva essere bello, figo, cioè doveva essere tutto nuovo, wow, come un bimbo, no? E per te è stato proprio così? Per me lo è ancora. Forse dopo aver scritto Zero mi è cambiata un po', no, la testa, il pensiero, il ragionamento. E quindi da lì in poi sto vivendo un attimino tutto come una roba nuova. Come se vivessimo di nuovo di inizi, no? Sì, quando, sì, esatto. Come hai detto tu, la mancanza anche di un caffè, ma anche l'abitudine di scendere di casa e entrare in auto. Esatto.
Caffèuccio. Oppure andare per esempio alla macelleria di Cesare Granaldi che ci ha scritto. Ah, e lo salutiamo, ecco. Ha scritto sono qui. Allora, caro signor Cesare, noi saremmo ben lieti di essere tuo ospite del tuo meraviglioso genero. Ora andiamo a mangiare tutte e cinque. Andiamo a mangiare tutte e cinque. Scusami. Andiamo, facciamo là il gruppo di ascolto. Siete pronti? Che da fare stasera, tesoro? Sei impegnato? Ho la finale del Festival di Sanremo. No, ma lo andiamo a vedere a Martina Franca. Prendi anche da noi la Rai, eh? Non è che arrivi a Martina Franca. Martina Franca, che cos'è Martina Franca? Taranto, ricordavo bene. È una delle sì, prime, bravissima. Cioè è un come prefisso siamo 080, quindi Bari, ecco, però quello lo ricordavo. Sì, vecchio Bari. Terra tarantena. Sì, in realtà poi abbiamo Locrotondo a 5 km, 7 in realtà, quindi è Locrotondo, sì, Bari già, scusami. Poi però, c'è quella Valle d'Ite che è meravigliosa. Locrotondo, Cisternino, Martina Franca, Ostuni. Tu l'hai fatto qualche concerto da quelle parti, se non ricordo male? Dai, sì, qualcosa sì. E l'hai portata come anche cover band, sì. E l'hai portata anche Non Basta. Sì, perché tu hai anche l'altra vita, diciamo così. C'ho questa doppia vita. Parlami di Non Basta prima, che poi ti chiedo anche delle tue delle cover. Non basta coprimi di insulti se non vuoi capire che di amore non si può proprio morire. Bravo. Ma restare accanto con le ali spezzate non basta. Bravo. Questo è sempre per ricollegarsi poi a pezzo, al brano di prima di Carlito. Per amore non si può morire, giusto? Tu quindi qui si tra, qui invece tra non mi viene il sinonimo. Tra. Qui invece lasci intendere una pseudo sofferenza, però fermata in tempo. Lascio intendere che da ora in poi l'ordinario non basta più, non basta. E la persona che deve stare al mio accanto a me deve essere la persona della vita, se no. Ma ragazze, deve essere straordinaria. sei già fidanzato, sei già impegnato. No. Allora ragazze, 393-282-4 volte 4 4444 e cerchiamo la, cioè questo è We Believe Music, non è Uomini e Donne. Strano amore. Sta cercando l'amore per la vita. All you need is love. Ma io me lo vedo lui che ti canta questa canzone. Mi sa. Da qua va. È il Bluetooth, è andato a giocare. Vabbè, facciamo come le radio vecchie, dai. Ah no. Ti ricordano? Quando cerco una donna. Mi sono rotto il cazzo. Mi sono rotto il cazzo. La donna per la ricerca del. Mi sono rotto il cazzo. Tu che dici, no? Mi sono rotto il cazzo. Mi sono rotto il cazzo. Mi sono rotto il cazzo. Non ti piace? No, hai rovinato un momento bellissimo della dolcezza del nostro iato. L'ho rovinato così? No, io ho apprezzato. Vabbè, ma io penso che ognuno di noi alla fine, quando cerca qualcosa che non arriva, prima o poi dice mi sono rotto. Esatto. Mi sono scoppiata le gonadi all'improvviso. All'improvviso. Il nostro iato, tu forse non sai che anche che lui interpreta grandi, sì, artisti. Grandi artisti, grandissimi. Grandissimi artisti nazionali. Ho l'onore. Chi è? No. Uno di questi è Tiziano Ferro. Sì, in realtà ho questa doppia vita, se non tripla. Quindi come lavoro uno, lavoro due, cantautore. Lavoro due, un'esecuzione musicale in locali, ristoranti, feste private, eventi in tutto. Principalmente abbiamo tre progetti. La TZN Tribute Band da 2015. Cesare Cremonini, Latin Lovers, ci chiamiamo. Vedi, per esempio, potrebbe assomigliare a Cesare Cremonini la sua voce. Bravi. L'ha trovata. Bravo. Applausi per Anna Scroscianti. Insomma, bravo. Questo intrattenimento, poi la serata italiana, quello che è, sono i matrimoni, eccetera. Quindi da un anno e mezzo, ecco, in maniera intensa, so che due serate alla settimana ci sono. Dobbiamo lavorare sull'intrattenimento, ecco. Quindi mi fa molto piacere. Mi faresti solo anche un piccolo ritornello di Cesare con una canzone di Cesare Cremonini? Ah, devo farlo spiccicato? No, voglio capire io, se io sono un po' come mi vesto e poi faccio la voce uguale. Tipo, volevo capire se fosse simile. Tue parole fanno male. Sono tagliati come spine. Vedi? Farà lui, scusa, dove l'hai trovato?
Abbiamo una radio, abbiamo una... Ma devo farla uguale o devo farla con la mia? No, 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 con la tua voce. Io so imitare. No, con la tua voce. Anzi, facciamo una cosa, prendiamo un pezzettino normale. Anzi, mi fai una strofa normale e una strofa copiata. Dai, ci proviamo, dai, facciamo sta cacata oggi. Devo fare Ligabue. Faccio Ligabue. Fai Ligabue. Respiro. La mia vita è sempre intorno. Però già si allontana. Tu dici? Sì, da Ligabue già un pochino pochino sì, si allontana. Sì, no. No, ma secondo me, a dire la verità, il mio timbro è una miscellane di robe. Perché sulle medio-basse ovviamente sono molto fedele a quello che è Tiziano. In realtà è il progetto di punta. Ah, ma però... sulle alte ho il mio timbro. Però adesso mi viene spontaneo. Mi dici per favore Sere Nere? Che voglio sentire? Nessuno. Non lo senti, non si non può. Lo vogliamo sentire, no, non si può. Non si può. Oggi non si può. D'accordo. Anche perché l'abbiamo sentito ieri. Ah, per esempio, vedi l'esibizione di Emma di ieri. Come ti è sembrata? Aspetta, con chi l'ha fatta Emma? Ricordami, in Sere Nere. Poi sto dormendo. No, era... ho visto qualche video. No, Emma ha fatto Sere Nere. Sì, ma non era con Tiziano. No, non era con Tiziano. Mi sfugge. Ah, con Tedua. Ma... con Tedua. Sì, è giusto. Ma perché Tedua è un cantante? No, infatti, io non mi sono addormentato, francamente. Però non mi è piaciuta. Cioè, dalle ispezioni che ho visto. In realtà ci con sono Brescia, state... era con Brescia. Con Brescia. Brescia. C'erano state robe molto più interessanti. Per esempio, quella dei Santi con Skin, che è stata un'alleluia totalmente rivisitata. Possiamo chiudere tutto, per piacere? Ma possiamo anche tutto. Far finire il festival allora stesso. E quella ovviamente, vabbè, ma era preannunciato strappa là, strappa tutto di Angelina, che è stata ancora più strappa tutto. Vabbè, visto che siamo entrati in Sanremo, parliamone alla fine. Sì. Innanzitutto, cosa vi sembra questo Sanremo 2024? Io direi che dico due parole e poi faccio parlare il collega. Perché io sono tutto a tuttologo. Ecco, come è sembrato? Ho fatto una storia oggi sul mio profilo, perché in realtà poi con gli amici, no, quelli che mi seguono, commentiamo sempre robe sulla musica, in realtà a me piace tantissimo. Sanremo è bello sempre, come i bambini, come i cani, è bello. Quando nasce, c'è qualcosa che ti ha fatto dire wow in questi quattro giorni? Ti posso dire no. Niente. Posso dire no? Allora... è un, ovviamente un festival della canzone 2024, nel senso che ormai la canzone del 2024 è parte di quello che è l'intrattenimento e c'è la quota parte di la canzone con la C maiuscola. Parlo del Volo, piuttosto che anche i Santi Francesi, piuttosto che anche Diodato e i Negramaro, cioè i cosiddetti cantautori italiani, Diodato quelli original hanno portato Sanremo a Sanremo, un po' come ha fatto Diodato con Fai Rumore, no? Cioè tutta la struttura tipica di Sanremo è quello che è. Poi c'è la quota parte TikTok, promozione, vetrina, quello che è, e lancio artisti. E secondo me è riuscita benissimo, oltre gli artisti affermati tipo Annalisa. Secondo me è l'edizione di Angelina, cioè è stata la vetrina di Angelina. Cioè, per quanto possa essere esplosa l'anno scorso con Ci pensiamo domani, le hit l'estate... E diciamo che questa è l'edizione sua. Diciamo che Angelina Mango, oltre di Geoliero ovviamente, rientra adesso, diciamo così, nel grande panorama dei musicisti italiani. Perché purtroppo bisogna dirlo, chi viene dai talent ormai si fa la sua mezza stagione, si fa l'estate dei concerti e poi finiscono. L'abbiamo avuto l'esempio per esempio anche con i Santi Francesi, che hanno vinto qualche anno fa X Factor, persi nel dimenticatoio, sono tornati quest'anno perché hanno partecipato a Sanremo giovani e quindi poi hanno avuto il pass entrando nei primi quattro. Ha vinto Clara, giusto? Sì. Ricordo, ha vinto Clara, quindi loro erano uno dei partecipanti e quindi poi sono rientrati, devo dire, in pompa magna. La canzone è meravigliosa, molto bella, sì. Però Angelina, giusto per chiudere, poi magari sentiamo il collega. Angelina probabilmente, sicuramente, sono sicuro che sia così, è una che resta, nel senso è un progetto fatto bene, ha la quota parte di quello che è il quello che è, che era Madame, quello che è, infatti la canzone è scritta da Madame e prodotta da Dardas e si sente praticamente, e quindi insomma secondo me è una che resta presso ad Annalisa, ormai che ha avviato con Elodie la canzone sulla via di Dua Lipa, insomma. Ormai qualsiasi cosa fa Annalisa è oro colato. Beh sì. Non so se avete già visto, c'è già il grande maestro, il maestro ha già fatto il balletto. Vabbè, è scontatissimo. Ovvio. Un passo avanti, uno indietro.
E ci siamo. Sinceramente. Carlo, invece tu cosa mi dici di questo Sanremo? Guarda, io mi collego un po' con Iado. Sì, è stata un'edizione, appena ho letto i nomi ho detto wow, quest'anno non so chi vince, perché davvero sono tutti pezzi da 90. In realtà però poi ascoltate le canzoni non dico wow, perché me ne piacciono poche. Anche di Angelina, secondo me quella canzone cantata da Madame avrebbe tutt'altro valore, però vabbè, personalmente penso questa roba qua. Sì, sono d'accordo, i Santi Francesi, vabbè, io vi dicevo prima quando ci siamo visti che li seguo da tempi zero, mi fanno impazzire, mi sono fatto 700 km per vederli appena sono usciti X Factor, quindi sono i miei piccini, tra virgolette, quindi ieri hanno spaccato, ma secondo me la canzone è bellissima. Poi c'è qualcosa di carino anche lì, secondo me dobbiamo fare la distinzione tra, come diceva Iado, Sanremo e la canzone che poi passerà in radio, perché se dobbiamo vederla tutto insieme non ci sono dei pezzi validissimi. Se la canzone che passa in radio, ce ne sono The Colors, Annalisa, ma anche Angelina, secondo me saranno fortissime. E poi ci sono le classiche canzoni di Sanremo, Fiorella Mannoia, Diodato, abbiamo detto Negro Amaro, che ci stanno, sono abbastanza fighe. Io direi davvero una cosa: la canzone del 3 a me piace tantissimo, magari rimane così da solo, però secondo me per un rapper portare quella roba là è fighissima. Io sono diventata una bimba di Ricchi e Poveri. Io stavo per dire Ricchi e Poveri, che alla fine canzone incredibile, magari non ha il successo di quella dei Colors. In questi quattro giorni è la canzone più passata in radio. Bellissima. Ma oltre la canzone, ultra citazioni dentro, ma è leggera, fresca. Ma è bella. Oltre la canzone in sé per sé, anche loro sono spaziali, hanno un'adrenalina pazzesca. Così, eh. Diciamo che in realtà negli anni sono cambiate le canzoni, le musiche, le basi sono cambiati. Sono cambiati anche i ritmi. Come avete detto voi, Annalisa, Angelina, The Colors sono comunque canzoni hit che sai che sentirai a profusione, le cosiddette canzoni radiofoniche. Poi invece ci sono le canzoni standard, che sono a gusto personale. Sì. Ma i Ricchi e Poveri, ragazzi, bellissima. Per far confusione. Cioè, che poi alla fine sono hanno quasi 80 anni, cioè non stiamo parlando di... Auguri. Comunque voglio dare un'altra piccola menzione. Ieri sera comunque sono tornati già lì, no? Dopo 47 ora, non so, però la voce di lei è ancora mostruosa, eh? Cioè non so se poi la stessa cosa. Io me la sono persa, non sono 27 anni che fa riscaldamenti vocali. Diciamo che la cosa sì, perché lei aveva l'acuto iniziale, adesso sì. Che ricordo la canzone. Sì. Che brava che sei. E poi non me la ricordo più. Diciamo che la cosa bellissima dei Ricchi e Poveri, per esempio, è stato che hanno fatto nella cover le loro canzoni stesse. Mamma sia, cioè. Vabbè, l'ha fatto anche San Giovanni, sì, ma l'hanno fatto anche Rang e Neck, quindi sì. Meglio però i giallisti sono i due che dimostrano che nella vita prima o poi, nonostante non vadano a Sanremo, ce l'hanno fatta di nuovo, sono tornati. Questo comunque segue il discorso che faceva prima Iado sul discorso social, no? I giallisti li hanno portati per i social quest'anno, perché comunque ormai sono diventati un meme pazzesco di Sanremo, quindi i social oggi fanno tantissimo. Sì, e son influiscono tutto. Ecco perché io non ho successo, perché non sono su TikTok. No, io ci sto, però è uguale. Io te l'ho detto, vedi, ci metti quei piccoli pezzi delle tue canzoni un po' romantiche da qua da là, ci vedi la ragazza o il ragazzo che ci fanno il video, magari io voglio conquistare Anna, ci metto un po' di canzoni, anzi invece Anna invece mi rifiuta e mi mette l'altro pezzo della tua canzone. Vabbè, ma adesso una domandissima al volo, secondo voi due, i primi tre, possibili primi tre? Allora, io sono mesi che dico o Annalisa o Angelina, ma più verso Angelina. Secondo me alla fine vincerà Angelina. Poi dipende da se da Napoli non funzionano l'SMS, non so. Perché c'è questo intasamento sulla sento linea. Puzza di polemica, sento la puzza. Io invece... No, non è polemica, è dato di fatto. Io invece me ne chiesti tre, te ne dico quattro, perché secondo me ci sarà un piccolo pari merito forse. Comunque Angelina, Annalisa, Joliet e Irama. Che ci sta? Chi vincerà Sanremo? Oggi i giallisti lo scoprirete alle 3 di notte. Mamma mia. Mentre i vostri occhi vorranno chiudersi, rimarranno aperti automaticamente per ascoltare le ultime canzoni di Sanremo. Che poi saranno, aspetta,
se non ricordo male, sono le 30 canzoni tutte. Sì. Poi ci sarà una top 5. Sì. Le ascoltiamo di nuovo. Quindi siamo già a 35 canzoni. Che abbiamo di ospite? Quest'anno qualche ospite? Boh. Fiorello, vabbè, Fiorello sicuramente farà qualcosa. A proposito di Fiorello, per esempio, voi sulla polemica di John Travolta che ha preso il piccio. Ma io ho visto che la Rai adesso vuole fare causa a John Travolta. Ho letto oggi l'articolo. Cioè, ti sei fregato 200.000 degli ammetti, mi faccio il ballo del qua. Ma mo Angelo ha detto che lo facciamo noi il ballo del qua. Facciamo noi. È vero? Sì, è vero. Ah, comunque sì, ieri sera è stato formidabile. Come sì, l'abbiano preso per i fondelli. No, ma anche cioè, io veramente anche dissato, da l'altro mi sta venendo Mickey Rourke, ma lui non si chiama Mickey Rourke, l'altro Russell Crowe. Non so perché c'avevo in testa Mickey Rourke. Cioè Russell Crowe che fa una cogliona generale a John Travolta. Io non me la sarei mai aspettato. Russell Crowe, che tra l'altro è andato gratuitamente perché aveva il gusto, anzi come diciamo noi, il pricio. Di andare a Sanremo. Oh, comunque sono tutti a Sanremo. Nessuno che è un inviato, una cosa. No. Però la vedo bene come Olivia, la Palmieri. Anche un po' ci assomiglia, dai. Com'è? Ah, vedo che tu e l'inglese siete proprio un corpo e un'anima. Comunque John Travolta è proprio da mettere KO. E vabbè, quello ormai ha perso i capelli, quindi ha perso come Sansone. Una volta che perdi i capelli è finita. Torniamo a noi, perché appunto parlando di Sanremo, vi chiedo quest'ultima cosa di Sanremo. I fischi ieri a Joliet, meritati, immeritati, si poteva fare una figura migliore, gente che va via, donna pena. Semplicemente ignoranza, perché non bisogna, cioè va bene che uno non può essere d'accordo con un verdetto, però ci sono persone che ci hanno lavorato dietro, anche magari sei tu che non capisci, magari il napoletano non gradisce eccetera, è che cioè in diretta nazionale piuttosto di fronte agli artisti stessi, a tutta quella macchina che è veramente difficile da mandare avanti, secondo me non ha proprio senso. Perché alla fine parliamo di un ragazzo di poco più di 20 anni, 24. Ah, 24. Io sono del parere, visto che siamo sui voti, no? Settimana di Sanremo, voto al pubblico zero. Perché non puoi fischiare comunque la canzone che a te non piace. Però se dopo il televoto, sala stampa e demografica, il primo è Joliet, mi dispiace, ma il primo è Joliet, cioè te ne fai una ragione. Ed è quello che piaccia meno. Forse loro contestano quello che è la classifica, come, diciamo, non l'artista in sé, ma magari anche il sistema, quello che è il sistema di scelta. Ma purtroppo il sistema lo creano comunque loro. Il sistema l'hanno creato loro. Se noi pensiamo giusto a qualche anno fa, che c'era Fedez con Michelin, che lui era dodicesimo, poi si è trovato catapultato nella top 3. Vabbè, grazie alla moglie. Grazie a una storia. A parte quello, io penso che comunque sia sbagliato il sistema, perché anche in Sanremo Giovani non ci puoi mettere gente tipo Leon Faun con 5 milioni di fan, i Santi stessi con 13, BNRK, cioè non è più Sanremo Giovani, anche lì. Ecco. Non è più Festival della Canzone. Esatto. Quindi, per esempio, cioè, la canzone di Bunker, cioè la live dei Bunker fatta ieri con Pino D'Angiò, è stata molto carina. Cioè, non l'avrei mai immaginato una canzone sulle loro note. Sì, sì, sì. E la playback. E vabbè, c'è Pino, purtroppo. Sì, lo stanno chiamando. Come siamo umani oggi, Stasera prevede una querela. Ah. Comunque mi piacciono più loro che hanno rischiato, che magari. Sì, quello Saggio, sì. No? Per esempio, non mi è piaciuto, per esempio, cioè, sembrava una cosa fritta e rifritta quella dell'Assad con la Rettore. Sì. Vabbè, l'avevano fatto anche la sera prima con Orietta Berti. Con la Berti, scusami, sì. Nel dopo Sanremo, no? In Viva Rai 2. Sì. Però mi piace che giocano loro. Loro giocano, sperimentano, ci Però la canzone è tanto di cappello, a me è piaciuta. Vabbè, tra l'altro scritta da Riccardo Zanotti dei Pinguini, quindi non poteva. Andiamo in mani sicure. Esatto. Non è che assomiglia a Riccardo Zanotti. No. Tu sei Grinty Point, visto che parliamo di grande musica, grandi artisti, io vorrei sentire un altro grande artista. Perché qui vedo che c'è una base fornita nel nostro Carlito. Wow. Quindi adesso lo ascoltiamo in assoluto silenzio. Guarda come si è messo. Chiedete adesso quello che dovete chiedere. Yo. Ah. Ehi. Ah.
Mi chiamano Zelensky, il popolo vuole un leader, il tuo vuole che ti arrendi. Mani in alto come una cheerleader, noi stiamo uniti, tuoi nemici tra le prime file. Sto che stringete i denti, stretti come le fighe. Mi chiamano Vladimir Putin, pure senza presentazioni. Lo so che mi studi, voi non siete astuti. Sei un cane di piccola taglia che abbaia i lupi. Ricordati sempre chi sbaglia paga per tutti. Ok, noi saremo meno, mangiamo in collettivo nelle barre più veleno di quanto ce n'è a Crellino. Io sono un cane ok, un dogo contro un carlino. Sappiamo che sei fake, rifatti al secondo giro. Calo Zele, io ti ammiro, perché ci provi a rosichi da quando sotto tiro. Abbiamo tetto e soci storici, no Putin forse non ci vedi bene. Sotto tiro e solo te distruggerai da solo tutto il tuo paese. Beh, ce l'ha buttata così il nostro Carlito, con due persone che proprio si vogliono bene, eh? Esatto. Oh, ti butti sulla politica, è un po' pericoloso. Mi butto sui temi sociali, oh, mi vedi. Piace. Voi, che vedi, cosa ne pensi di questo? Poi la base è figa, no? La base, per esempio. Fighissima. La utilizzo come... Sì. Mi piace. Mi questa piace base è tua? No, 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 questa è un type beat. Ah, okay. No, non è mia, no. Mi piace. Mi dà, tipo... No, sinceramente pensavo fosse qualcosa in simil Eminem. Sì, il primo Eminem, ti parlo di Marshall Mathers. È il mio artista padre, diciamo così. Insieme a Jimmy Tights, italiano, però americano, sì, sicuramente lui. Sì, mi piacciono molto queste sonorità un po' più movimentate, che poi ti aiutano anche nello scrivere. No, è un beat che ti entra in testa, che ti entra come un tarlo, ti va a fare molto piatto, però è figo scriverci sopra. Come le frecciatine che hai buttato con quelle parole proprio. Colpiti affondati, insomma. Sì, è dichiarato amore, insomma, amore tanto, eterno. Tanto, tanto. Un po' come quella di prima, sempre amore, sempre love. Sempre love. Ah, la base mi piace. Quindi proprio... potrebbero fare un featuring questi due parlando di amore, eh? Io parlo dell'amore brutto, lui di quello bello. Noi diciamo, come diciamo sempre, noi cerchiamo, noi We Believe in Music, vorremmo fare un featuring con un artista. Noi ci accontentiamo anche di dire questo è il mio pezzo preferito, come dissi anni fa alla Ferragni quando non mangiavo ancora i prodotti natalizi, diciamolo così. Con errori di comunicazione. Niente, va così, va così. Questa canzone, questo pezzo lo metteremo da qualche parte, lo vogliamo ampliare. Che ce ne facciamo di queste barre? Questo è sempre un po' come il pezzo di prima, diciamo così, un freestyle, anche se non mi piace tantissimo scrivere così, perché non è di getto, comunque è studiato. Però sì, lo userò per i social. Questi li metti, per esempio. Sì, questi temi, ok, sociali, molto diretti, li useremo per i social, in modo tale che la gente appena vede il video sa di cosa voglio parlare, so cosa voglio comunicare. In maniera molto diretta. Poi ovviamente quando vai ad ascoltarti i singoli, il singolo è un pochino più costruito, ci devi arrivare un po' col pensiero là, e quindi poi ti fai il viaggio per il singolo. Però così sui social, come diceva Iado, abbiamo un'attenzione bassissima, quindi deve essere molto d'impatto, molto... Quindi noi abbiamo l'attenzione di Bratipi, quelli di Reel, 90 secondi e basta. C'è ancora gente che mi chiede: ma quando esce l'EP? Ah, forse dopo mesi che sto... Vedi, per esempio, come probabilmente il rapper, chi fa rap, hip hop, è più facile chiudere tutto nei 90 secondi. Un artista come te, come fa a racchiudere tutto ciò che vuole dire in 90 secondi? Non ce la fa. Purtroppo devi fare un po' di cut. Nei concerti, quando presenti gli inediti, in realtà è una cosa che è poco ormai comune alla scena musicale. E purtroppo hai lo spazio, magari c'è qualcuno che vuole fare delle domande, lì ti dilunghi, e quindi questo è il discorso. Però ovviamente anche noi cantautori nel sottogenere pop dobbiamo essere molto cinici e diretti, se no siamo un non avremo più le canzoni da più di 5 minuti. Se io penso alla vecchia Light My Fire, 8 minuti e 11, no. C'è là il signor Federico Mercurio con la sua Bohemian Rhapsody, 6 minuti e 46 secondi. No, queste canzoni non le troveremo più nel nostro panorama musicale. Ma secondo me in realtà uno può fare sempre quello che vuole. È chiaro che poi puoi prenderti delle licenze,
affiancando questi pezzi, anche dei pezzi, non lo so, più personali, più sperimentali, anche a livello di sound, eccetera, affiancando ad altri pezzi di punta, credo, commercialmente parlando. Beh, anche quando uscirono quelle canzoni, no, lunghe, 8 minuti, 6, 5, non andava di moda far uscire canzoni così lunghe, quindi esatto. C'ho perfettamente ragione. Un grande artista fa quello che vuole. Esatto. Però 8 minuti di canzone. Vabbè, là, se parliamo di Let Me Fire, là c'è tutto. Bello. Certo, uno studio. Sì, uno però studio poi di quelli... è un po' più pesante, no? Diventa pesante. 8 minuti di canzone. Beh, ovviamente vengono strutturate in maniera diversa. Se ti ascolti quella di 8 minuti non ti annoia quasi mai, perché comunque cambiano spesso ritmo, le armonie, ah, beh, cioè sì. Però dipende anche da di cosa parla. Se sai quelle canzoni che diventano talmente tanto insistenti nella testa, tipo come la base prima della tua canzone, che è anche piacevole, però poi 8 minuti penso che io da radioascoltatrice mi peserebbe un po', capito? Però parliamo di anni 70, anni 80. Se pensavo che per sì. esempio anche Bohemian Pink Rhapsody Floyd. I Pink Floyd, Bohemian Rhapsody non volevano pubblicare, non volevano fargliela pubblicare, invece, perché durava tanto. Invece poi capolavoro. Meno male. Bellissima. Questo invece è innuendo. Zio Freddy. Ah, totalmente altra roba. Altra roba. Ma che riusciremo a trovare mai un altro Freddy? Che dici? Non te? Credo proprio. Non penso proprio. Non ci sarà mai più. Comunque, per fare una cosa del genere devi essere super sicuro. Cioè, ecco perché sarà difficile che ci esce oggi. Due palle, come direbbero gli inglesi. Due palle quanto oggi e domani. Quali sono i vostri progetti futuri, ragazzi? Dove vi possiamo trovare? Dove vi troveremo? Dove vi possiamo ascoltare? Comincio io, che magari so più conciso di... niente, noi... Vabbè, io comunque ho anche un progetto parallelo, che è un gruppo. Cioè facciamo cover, facciamo anche la mia roba riarrangiata. Ah, quindi anche tu fai le cover. Esatto, vuoi sapere come si chiamano? Dimmelo. Sono di Martina Franca, come si possono chiamare? Bombettas. Ok, però ci chiamiamo Boom Beat. Ah, proprio così. Sono geniale, Angelo. Sono geniale. Ci chiamiamo Boom Beat, quindi abbiamo anche questo progetto. Ma poi le date. Sì, andiamo sul palco con lo spiedo. Cioè, al posto di buttare i plettri, voi buttate gli spiedi. Noi con lo spiedo andiamo girando. E in effetti abbiamo costruito una chitarra con gli spiedi. No, non è vero, scherzo. Però è figa come idea, quindi forse la proporrò ai ragazzi. Possiamo fare, dai. E niente, quindi stiamo preparando dei live in attesa di chiudere qualcosa, ovviamente. E poi, vabbè, mi trovate sui vari social, perché a febbraio, fine febbraio, uscirà la nuova canzone e così via, fino a luglio. Davvero quest'anno ogni mese usciranno 2-3 robe, quindi a voglia, ce n'è. Invece Don, dove ti troviamo a breve, in questi giorni? Vabbè, tu stai in giro, mo stai là, mo stai qua. Dai, sono un po' homeless. No, diciamo che piani futuri, stiamo scrivendo i pezzi su una scena pop un po' più urban, ti devo dire la verità. Un po' quello che può essere uno stile di Mahmood, un po' di Elisa, l'ultima Elisa, un po' quel genere lì, con i miei concetti. Però su quelle basi un po' più fruibile, no? Perché immagino che comunque il pomeriggio sia molto intenso, no? Assolutamente. Quindi diciamo che un tuo evento non lo posso perdere. L'assist. Ci vediamo ovviamente a settembre. Col cuore. Bravo. E allora io direi di ascoltare un altro pezzo del nostro Iado. Che non è che lo possiamo perdere all'improvviso. Non posso perdere proprio il titolo della canzone. Non è mai stato così difficile raccontare il sapore di un ricordo che ho scordato perché ho dato per scontato di essere felice, di essere felice. Sette giorni e sette notti da buttare. Non voglio neanche più rispondere ai messaggi al cellulare. Adesso scappo, te lo giuro. Così ho più tempo per pensare. E non ci servirà la sala di un cinema. Raccontare la nostra
nostra storia. Ci basterà soltanto correre in silenzio fra la gente. Noi siamo ancora qua per regalare alla nostra città la storia di chi ha perso tutto ma non ha bisogno di nient'altro, perché l'amore è un gioco a cui non posso perdere. Zaino in spalla sempre pronto a decollare. Ho costruito anche un passato a cui tornare. Ti prego lasciami finire di parlare. Il letto è sfatto, è vero, ma è così grande perché aspetta solo te. E non ci servirà la sala di un cinema per raccontare la nostra storia. Ci basterà soltanto correre in silenzio fra la gente. Noi siamo ancora qua per regalare alla nostra città la storia di chi ha perso tutto ma non ha bisogno di nient'altro, perché l'amore è un gioco a cui non posso perdere. Le bottiglie vuote sopra il comodino, la faccia stanca quando fai colazione al mattino. Tu non sopporti il tuo lavoro, io non sopporto non vederti. E non ci servirà la sala di un cinema raccontare la nostra storia. Ci basterà soltanto correre in silenzio fra la gente. Noi siamo ancora qua per regalare alla nostra città la storia di chi ha perso tutto ma non ha bisogno di nient'altro, perché l'amore è un gioco a cui non posso perdere. E questa è ancora una volta la voce meravigliosa del nostro Iado, Non posso perdere. Mai. Una canzone che è entrata anche lei nelle vene. Che dici, Annina? Sì, molto molto bella. Infatti... oggi abbiamo il punto di Anna. Il punto di Anna. Il punto di Anna proprio femminile. Mi piace. Vabbè, ma in realtà tutti i tuoi pezzi mi stanno piacendo un sacco in realtà. Non posso perdere. Ora mi viene spontanea la domanda. In quale momento della tua vita hai scritto questo pezzo? Mentre in bagno. Perché l'amore è un gioco a cui non posso perdere. Però sei sempre dispersivo. Vago. Sì, molto. No, perché in realtà le canzoni sono un agglomerato, no, di emozioni. Per esempio questa Non posso perdere e dice sì, l'amore è un gioco a cui non posso perdere, ma in realtà questa traccia, che è stata la prima del progetto, è quello che racconta di me. Cioè, per esempio, anche la mia vita in generale, c'è scritto nella seconda strofa: lo zaino sempre pronto a decollare, che può essere una frase che tu dici, ah cacchio, è un alieno, no? Invece tipo la valigia sul letto prima di un lungo viaggio. Esatto. Alla fine mi sono preso questa canzone per parlare un po' di me. Era prima una premessa. E ovviamente c'è l'incapponimento del fatto che non posso mai perdere, no? L'amore è un gioco a cui non posso perdere. Ragazzi, vi ricordiamo sempre il numero, anche alle ragazze, il 393-282-4x4. Cosa ne pensi tu, Scat? Niente, cioè ormai lo abbiamo conosciuto, il buon Iado, è un romanticone, uno che molto. È lì, tipo un menestrello buono, un menestrello bello, che decanta l'amore in tutte le sue sfaccettature. Poi a me piace questa frase, piace la storia di chi ha perso tutto ma non ha bisogno di nient'altro. Cioè una sorta di sliding doors, per esempio. Sì, è una storia, cioè nel senso, chiaramente si dice che magari uno ha tante delusioni nella sua vita, riparte da quello che è semplice, no? Quello che poi, se vedi piuttosto un po' più giù, c'è scritto anche che non servirà andare in una sala di un cinema per raccontare la mia storia, la nostra storia. Era la prossima domanda, ce l'avevo già qua pronto. La mia storia, la nostra storia, non ha senso vederla in un cinema, non serve, ma come magari ho accennato prima,
correremo insieme fra la gente, cioè, e noi siamo fra la gente, quindi siamo uguali agli altri, quindi non ha senso, no, mettere. Potremmo essere piano insieme, ma al tempo stesso essere divisi. Ecco. Voilà. Come se fosse praticamente l'amore per se stessi. Devi cominciare a scrivere a sei mani, non più a quattro. Bella, questa mi piace. È vero? Mi piace. Bene. Quando mi impegno, ma io me li vedrei bene queste due fare un featuring. Anche però perché gli autori di Sanremo ho visto a volte che sono anche sì. Quindi io. Se cioè, più che altro ci sono 12 mani per arrivare a Sanremo. Gli autori di Sanremo sono Davide Petrella più tutti gli altri. Grandissimo, Tropico. Non so se avete avuto modo di gradire, però. Assolutamente sì. Wow. E quasi tutte le canzoni. Alla fine. Vabbè, lui che è c'è sì, più. Sì, sì. Simonetta. Wait, esatto. Sì. È il figlio di anche Paolo Antonacci. Paolo Antonacci. Figlio di Biagio. Voilà. Anche Paolo, sì. Cheope poi che è il figlio di Mogol. Ah, vero, anche sì. Lui. Quindi sono tutti la maggior parte del mestiere. Stiamo facendo del mestiere. Vabbè, chi alla fine è dentro la musica, ascolta musica, penso che sia, diciamo così, quasi relativo poi entrarci. Voi siete figli della musica, figli di mamma e papà. Ecco. Siamo ragazzi di oggi. Ragazzi di oggi. Pensavo fossero figli di alieni. Lui forse sia. Umani alieni. Umani alieni, va. No, io proprio in la mia famiglia. Cioè, le vostre influenze. La musica non c'entra niente. Cioè, mio padre, diciamo, la cosa forse più bella, no, per me che ha fatto è mettere i Depeche Mode quando ero piccolo contro Paolo Meneguzzi. Aia. Una roba. E io invocavo perdono di Tiziano. Come fa? Vero che ti ho esatto, bravo. Lui sì, che poi è tornato in auge qualche tempo fa perché aveva litigato la polemica, sì, il dissing con J-Ax. E mi ha detto, questo campa ancora. Cioè, quanto carica? Campa ancora. Quel disco era bello. Vero sì. Che sei una sola vera. Un po' come Valeria. Cioè, tu ricordi Valeria Rossi? Dammi Pensavo tre parole. Valeria Marini. Quella dei Baci Stellari. Cioè, Valeria Rossi è durata veramente soltanto quell'estate. Sì, dammi tre parole, solo i cuori amore e poi basta. Come ti piace entrare in questo brodo di giuggiole? Need special handling. Cioè, voi dovete sapere che Angelo, la prima volta che ha fatto l'amore, l'ha fatto solo con questa canzone. È un orgasmo. No, me l'ha raccontato Rosangela, la moglie. Rosangela, che ha fatto 30 anni qualche giorno fa. Facciamo gli auguri a Rosangelina, che non ci sta ascoltando perché sta lavorando. Però gli rimandiamo perché ci vogliamo bene. Auguroni. Auguri. Auguri. L'anno prossimo si sposa Angelo, quindi se volete venire a cantare. Tutti invitati. Tutti invitati. Alleluia. No, a me mamma non vuole. Angelo, risparmi sull'animazione. Ce l'abbiamo. Che vuoi di più? E tu lui entra. Poi vedi, è stronzo. Perché noi diciamo di una cosa, per toglierlo lui ha il potere di dissuaderci. E quindi in questo caso ascoltiamo Carlito. Cosa ci propone adesso? Touch. A volte la notte mi ritorna in mente un male paragonabile a niente. Perderti è stato come perdere parte di me con l'altra che resta cosciente. Touch, mio fratello, il terzo di quattro. Quanto tempo serve per cancellare la ferita da quando hai deciso di farla finita? Mi manchi come la vista d'un cieco, come l'aria sotto un oceano intero. Hai fatto sacrifici per la tua famiglia, davvero. Tua moglie e tuo figlio dal cielo, so che li proteggi, che ci guardi, che ci osservi dopo il male e gli incidenti. Spero tu abbia finalmente trovato la pace, ma cosa darei per riaverti qui? Non ci sei di nuovo, ogni mattina il cielo sulla mia pelle è quello che provo. Nel mio volto c'è il tuo volto, ma non posso sentirlo con la mia mano. Anche se ci provo a capire che è vero, che non tornerai indietro, io sono sempre pronto a prenderti la mano. Dentro un sogno posso ancora
scelta, chi ci rimette e chi resta. Perché ricordi con quella persona non li toglierai dalla testa, sapendo che non puoi riaverla. Cerchi il paradiso in terra, la vita non ti interessa. Cerchi pace a quella guerra che ha lasciato nella testa. Sarei sceso al centro della terra per raffreddarla e renderla di ghiaccio, e poi congelare la tua sofferenza per farla sciogliere sopra il mio palmo, così da prenderla come in ostaggio, impedire al male di farti cadere. Spero alzando gli occhi verso l'alto, una sera io ti possa vedere. Touch. Non ci sei di nuovo, e questa era la proposta musicale del nostro Carlito Acastoga. Questa era Touch, un bel beat, una bella canzone. C'è anche una voce sotto. Chi è questa signorina che canta? La mia ragazza. L'ho obbligata a fare questo ritornello, perché avevo scritto questa canzone per mio fratello che non c'è più, e per ricordare un po' a tutti gli ascoltatori, no? Magari un pensiero carino per chi non c'è più. E avevo scritto sto ritornello cantato. Però capisci che la mia voce su una produzione del genere era un po' storta, e quindi cercavo qualcuno che me la interpretasse in un certo modo. E sono andato in studio a registrare due strofe. C'era la mia ragazza vicino, lei è molto intonata anche se non vuole cantare, e quindi ho detto ora vai e la registri. Quindi abbiamo fatto questa roba qua. Questa parola Touch è il soprannome che avevamo io e mio fratello. Ok, perfetto. Molto, 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 mi ha spento il microfono. Oh. Molto bella, diversa dal tuo stile. Sì. Particolare. Si sente la passione, la forza. No, si sente lui che canta in maniera diversa, ma non di malinconia, è proprio diverso, essendo diverso dal suo genere, hai la voce completamente diversa. E mi è piaciuta la seconda voce sottofondo della tua fidanzata. Posso definirlo un urlo di Carlito, un urlo di sì, diciamo rabbia. Era un voler lasciare chiamiamolo sfogo. Bravo, magari, bravo, ecco. Lasciare traccia di niente di okay, questo. Basta così. Oh. Dobbiamo... Una bella canzone che mi è piaciuta tanto. Ci vuole anche, qui vediamo anche il lato, come vedi, qui rientra sempre il mantra del nostro programma, persone oltre a musica. Quindi se vediamo un artista che si emoziona, noi anche se possiamo dirlo, l'evento di certo non è felice, anzi è tutt'altro, noi siamo contenti di vedere l'emozione pura dei nostri cantanti. Quindi Carlo, io ti dico grazie veramente, no, grazie per a voi. Averci portato oltre la tua musica, la tua persona, perché per noi è la cosa più importante. La musica viene e va, le persone rimangono, e quindi far scoprire anche le persone per noi è una cosa meravigliosa. Noi siamo convinti di aver vinto oggi con te questa nostra, che definiamo, battaglia. Sono contento. E il mio scopo di questa canzone è proprio quello, cioè al di là, io non ho che iscritto il mio fratello, sì, però è molto generico, quindi comunque chiunque ascolta la canzone spero si possa ricordare o possa avere meglio un piccolo pensiero positivo, no? Per qualcuno che non abbiamo più vicino, che purtroppo tutti abbiamo qualcuno che amavamo e non abbiamo più vicino, no? Quindi l'emozione che io ogni volta che ascolto, comunque che canto questa canzone, spero che avvenga la stessa cosa da parte ascoltatore. Ed è arrivata tutta la tua emozione. Sono uscite due personalità diverse di Carlito, bravissimo, però molto molto bello. Quindi qui bella. C'è la versione umana, non alieno. No, qui è molto ma molto umano. Secondo me lui è anche molto... Anche lui è un cucciolone alla... maschera. Beh, lui è più dolce nei suoi brani, ma ciò non significa che sia una persona totalmente smielata. No, non sdolcinato. Mi permetterei mai. Però secondo me, come tutti noi, ognuno di noi ha una corazza, come anche Angelo, il nostro... chi ha detto? Non lo senti cosa ha detto? Andiamo avanti. Cioè, io mo mi chiedo però, dopo aver avuto questo momento bellissimo, come facciamo a rovinare tutto? Attenzione, non poteva mancare la cazzata di fine puntata.
ci hanno preso gusto. Si ricorda ai radio e telespettatori che nulla è stato preparato a casa. È tutto live. Con il cuore. Ci scusiamo per il disagio. Ah, no, grazie. Attacchiamo, va. E wa, e tu, ciao, e tri. Ancora una volta, We Believe in Karaoke. Penserai agli angeli, al caffè caldo svegliandoti, mentre passa distratta la notizia di noi due. Dicono che mi servirà se non uccide, fortifica. Ma distratta la tua voce alla TV. Ma tutto ce la dobbiamo fare. Tra la radio e il telefono risuonerà il tuo addio. We believe di sé. Se te va, non c'è spazio, ma nessuno capirà. Facciamolo fare un po' l'esperto, rima. Perché fa male? Quanto? Male? Quanto? Male da morire. Mi sono ammazzato senza te. E questa la dedichiamo a Chicco, che oggi non c'è. Chicco, senza ci manchi. Te, Chicco. Senza te questo programma non è niente. Senza te. Hai fatto tu. Ripenserei che non sei qua. Vai Anna. Ma mi distrae la pubblicità. Tra gli orari e il ragazzi, Chicco, supporto. Lavoro e tu ci sei. E tra il balcone e il citofono ti dedico i miei guai di sere. Oh, te la distorsione. Non c'è tempo, non c'è spazio, e mai nessuno capirà. Vuoi rima? Ti ho trovate! Nere. Fa male, male, male da morire senza te. Questa canzone la vogliamo dedicare al nostro Chicco. Oggi febbricitante, ma gli vogliamo bene. Ci è mancato questa settimana. E quindi ragazzi, che dirvi? Grazie per aver condiviso con noi questa cazzata. Grazie immensa a voi. Grazie, grazie a voi per la vostra presenza. Grazie per averci illuminato le nostre anime. Ah, e grazie. Abemus. Amen. Amos. E grazie, grazie a... No, grazie, no, grazie a niente. No, davvero, noi siamo felici di aver ritrovato Iado, che ci ha, ha presentato con molto piacere il suo EP, Il più bel pomeriggio di sempre. Noi c'è, ci, no, magari non Il più bel pomeriggio, ma anche il terzo o quarto saremmo contenti di averlo vissuto insieme a te. Grazie. Ringraziamo il grande Carlito. Grazie a voi per le emozioni che ci hai dato dalla prima all'ultimo, all'ultimo secondo. Grazie. Ringraziamo la, ricordami il nome della macelleria che mi sono già scordato. Grada Boom Beat. Ringraziamo i Boom Beat che verranno presto qui a trovarci. Ragazzi, io vi faccio un grande in bocca al lupo, però è stato un piacere conoscervi. Sono una nuova bimba di Iado. Iado e Carlito a Castocà, che io mi ricorderò per sempre. Che dici, la facciamo, la facciamo tornare a Nina con noi? La facciamo promossa oggi, sì. Nina. E niente ragazzi, noi di solito chiudiamo alle 18:30, siamo alle 18:50, nessuno ci è venuto a sparare alle gambe, quindi tutto a posto. Risultato. Noi vi ringraziamo ancora una volta, grazie Angel White come al solito per i bottoni, grazie Anna, davvero sei stata, non sei stata né una riserva né un tappabuchi, sei stata una grande compagna di viaggio per questa settimana. Io mi auguro di ritrovarti sempre, magari anche, posto, magari anche al posto di Chicco. No, così, mai. Cioè, togliamo i coglioni, niente. Grazie a voi ragazzi, è stato un piacere.
Vi ricordiamo che la puntata la potete rivedere su Twitch. Fra qualche giorno la potete riascoltare. Vabbè, lunedì, da domenica e domenica. Da lunedì la potete riascoltare in podcast sui maggiori canali di streaming. Spotify ce l'hai. L'hai avuto Spotify? Spotify, Apple Music, Google, vabbè, insomma, dovunque. International. E niente, manager. Ci rivediamo sabato 17 marzo. No, febbraio, già marzo. Sto io. Abbiamo finito adesso. Abbiamo che finito. Serve? Nulla. Una grazia. Abbiamo finito. Insieme. La 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 la. May. Arritirate i ferri. Ci vediamo sabato prossimo, sempre qui su Radio.Musica, sempre qui We Believe in Music. Ciao Angelo, ciao Anna, ciao Carlo, ciao Dono. Siamo sempre pronti ad ascoltare la tua musica. Siamo qui a sentire la tua voce e le tue emozioni. We Believe in Music, il format radiofonico per la musica e gli artisti emergenti. Il sabato, in diretta, dalle 17, con Chicco, Scat e la regia di Angel White. We Believe in Music, persone oltre la musica.